proprio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, un luogo importante e prezioso, perché qui il 20 settembre del 1918 Padre Pio ricevette le stigmate. E vogliamo raccontarvi in questo luogo un altro giorno di passione di Padre Pio. Il 12 febbraio del 1963 Padre Pio si trovava nella sua stanza con qualche confratello e cominciò a piangere, dicendo: io a Pasqua non ci arrivo, non ne posso proprio più. I confratelli che erano presenti utilizzarono delle parole di incoraggiamento nei confronti di Padre Pio, che rispose: non ne posso più, mi sento colpito da ogni parte, dai colpi del maligno, la mia vita è tutto un fuoco. Dopo aver indossato l'abito da notte, era passata ormai la mezzanotte, Padre Pio cominciò a piangere di nuovo per la seconda volta. Il frate assistente gli disse: ma padre, è passato ormai il venerdì. E lui subito aggiunse: ma di venerdì ce n'è uno ogni settimana. E ancora si avvicinava l'alba, e intanto i figli spirituali devoti erano già sotto la sua cella, quindi si sentiva la gente che lo chiamava. Ad un certo punto Padre Pio, sempre a letto, era ancora a letto, cominciò a piangere per la terza volta. Si portò le lenzuola sopra il capo e disse: dite a tutti che domani Padre Pio non scende.